È stata una giornata come tante altre. La signora Maria sta rincasando dalla messa pomeridiana celebrata nella chiesa non lontana da casa sua. Da qualche anno, dopo quel tragico evento che ha segnato in modo indelebile la sua esistenza, la fede si è trasformata in un rifugio sicuro che impegna gran parte del suo tempo libero. L'8 giugno 1993, circa un anno prima, l'angoscia l'aveva trascinata verso un abisso profondo, spingendola a compiere un gesto disperato per cercare di sfuggire al suo tormento. Aveva ingerito 60 compresse di aspro barricandosi in casa. Quel pomeriggio il quartiere era stato furiosamente invaso da un'atmosfera carica di ansia e cattivi presagi. Poliziotti, pompieri e curiosi si erano ammassati all'esterno della sua abitazione nel tentativo di persuaderla. Dopo lunghi ed estenuanti colloqui, un vigile del fuoco riuscì ad entrare, portandola via insieme all'ultimo barlume di speranza rimasto. La funzione è stata particolarmente intensa, le ha lasciato un senso di soddisfazione. Fuori Bolzano si sta svegliando dal torpore invernale. Il gelo ha ceduto il passo ai raggi del sole, donando alla città un'atmosfera calda e rilassata. Le strade animate dai suoi abitanti, i volti illuminati da sorrisi benevoli. I caffè all'aperto affollati di famiglie e amici che si godono il momento, mentre gli anziani sulle panchine condividono storie di un tempo passato. Maria arriva davanti la porta ed entra. Deve sbrigarsi, c'è da preparare la cena e ritirare i panni messi ad asciugare. Fa i primi passi nel corridoio. Un silenzio innaturale avvolge la casa. Chiama suo marito Renato, ma non riceve risposta. Prova ancora, ma nulla. Sistema la giacca con fare incerto su una sedia dell'ingresso. C'è qualcosa nell'aria, ma non comprende. Cammina verso la cucina, ma dell'uomo nemmeno l'ombra. L'ansia comincia a sfiorarla. Esplora le altre stanze. Ovunque silenzio assoluto. Forse è uscito, si domanda cercando di tranquillizzarsi, ma a quest'ora dove può essere andato? Un'ombra di preoccupazione inizia ad emergere nel suo sguardo mentre entra in sala. La televisione è accesa, sintonizzata su Rai 3. Gli occhi si fanno largo nella stanza, la esplorano. Tutto è in ordine. Ma qualcosa cattura la sua attenzione. Sul tavolo c'è un biglietto. L'appunto scritto a mano recita: «Sono in soffitta». Un brivido le percorre la schiena, mentre quelle parole solcano la sua mente. Si avvia al piano superiore. I primi gradini sembrano normali, ma l'assenza di rumori la riempie di nervosismo. Arrivata nel solaio, quella che gli si para davanti è una scena raccapricciante. Il corpo di Renato pende dal soffitto esanime, come un burattino senza guida. Maria, nel tentativo estremo di sorreggerlo, lo afferra tra le braccia. Le sue urla strazianti attirano l'attenzione di qualcuno, che chiama immediatamente la polizia. Cosa poteva essere successo di così terribile nella vita di Maria e Renato? Cosa ha acceso quella luce tetra su una storia che sembrava destinata a rimanere nella normalità? Quale mostro ha sconvolto le mura di Via della Visitazione 72? Gli agenti raggiungono prontamente la casa. La donna è ancora disperatamente abbracciata a quel corpo immobile. Con delicatezza la allontanano e non possono far altro che constatare il decesso dell'uomo. Maria, visibilmente in stato di shock, viene trasportata in ospedale. È il 13 aprile 1994. Io sono Monocratica. Benvenuti ad un nuovo episodio di Inchiostro Nero. Questa è la storia del mostro di Bolzano. Into the night and into the
Hello and welcome to The Baker's Show. At Baker's, everyone wins when it comes to saving big. Because when you order online through the Baker's app, you get the same great prices, deals, and rewards on pickup or delivery that you do in-store with no hidden fees or markups. So no matter how you shop, you'll always save big at Baker's. Baker's, fresh for everyone. Save big on your favorites with the Buy 5 or More Save a Dollar Each sale. Simply buy 5 or more participating items and save a dollar each with your card. Baker's. Fresh for everyone. When you download the Baker's app, you have easy access to savings every day. Get the most out of weekly sales and receive personalized coupons to save on your favorite items, all while earning one fuel point for every dollar spent. Baker's makes it easy to save while you shop, whether it's in-store or online, so you get the most value out of every trip, every time. Download the Baker's app now to save big on your next purchase. Baker's, fresh for everyone. Must have a digital account to redeem offers. Restrictions may apply. See site for details. At Baker's, we know the minute a tomato is picked, the fresh timer starts. The sooner we get our produce to you, the fresher it is. That's why we've shortened the time from harvest to home for our tasty tomatoes, strawberries, and salads. So no matter how you shop, you have more time with your fresh produce. Baker's, fresh for everyone. We've locked in low prices to help you save big store-wide. Look for the locked in low prices tags and enjoy extra savings throughout the store. Baker's, fresh for everyone. Gennaio 1985, 9 anni prima. Nel gelido pomeriggio, Marcella Casagrande, una quindicenne studentessa al primo anno dell'istituto magistrale, si prepara a fare il ritorno a casa in via della Visitazione, dopo essersi trattenuta a pranzo dai nonni. L'orologio segna le 15:15. La madre, Maurizia Mazzotta, rincasando dal lavoro intorno alle 16, si trova di fronte una scena mostruosa. Il corpo senza vita della sua adorata figlia giace sul pavimento dell'ingresso in una pozza di sangue. L'assassino aveva colpito la prima volta alle spalle, per poi sferrare 21 coltellate nella parte alta del torace, interrompendo in modo tragico la sua vita. Gli inquirenti trovarono accanto al cadavere un obiettivo fotografico, ma il mistero dietro questo crimine rimarrà senza risposta, lasciando nell'aria un amaro senso di tristezza e impotenza. Giugno 1985. 6 mesi dopo. Bolzano è nuovamente sconvolta dalla violenza. Anna Maria Cipolletti fu trovata morta nella sua elegante garçonnière. La donna era conosciuta come una rispettata ex insegnante, ma nascondeva una doppia vita schermata dietro il nome di Mirella, una prostituta di lusso che operava in quel piccolo locale poco distante dalla sua residenza ufficiale. Le coltellate sembravano seguire un macabro balletto di ferro e dolore. L'assassino la colpì con 19 fendenti al seno e al torace, con un'unica stoccata alla schiena, forse la prima che ha trafitto la sua anima. Nonostante gli investigatori abbiano rinvenuto nella stanza un'agenda con numerosi appunti, le circostanze che portarono alla sua tragica fine rimasero avvolte nel mistero. Ottobre 1991. L'Alto Adige sconvolge i suoi lettori con un titolo a quattro colonne. Stop al traffico a luci rosse. La notizia scuote l'opinione pubblica e mette in luce un problema che affligge il quartiere di 12 Ville, situato nelle immediate vicinanze della stazione, a pochi passi dal cuore storico della città. La zona è immersa in un'atmosfera di trasgressione. Le sue strade oscure e labirintiche diventano il palcoscenico per le regine del sesso, che al calar della notte prendono il possesso del territorio. Questo scenario provoca frustrazione tra gli abitanti della zona, che decidono di intervenire. Centinaia di firme vengono raccolte in una petizione, che viene presentata al sindaco come un grido di protesta e una ribellione collettiva. La richiesta al comune è chiara: spezzare le catene dalla presenza delle prostitute.
Ora le autorità locali devono rispondere all'appello dei cittadini e trovare soluzioni concrete per allontanare questo tragico fenomeno. Gennaio 1992. 7 anni dopo. La triste vicenda di Renate Rauch si intrecciò in modo tragico con il quartiere di 12 ville e giunse a una conclusione drammatica. Il suo cadavere fu trovato in un parcheggio frequentato da prostitute e clienti in cerca di riparo. L'omicidio fu commesso con una ferocia inaudita, testimoniata dalle 24 coltellate che lacerarono il suo petto. Il primo offendente la colpì alle spalle, in un vile attacco del tutto inaspettato. Nonostante l'orrore del crimine, non furono trovate tracce di violenza sessuale sulla vittima. La morte di Renate generò sgomento e terrore nella comunità notturna del quartiere. Pochi giorni dopo il funerale, un messaggio sinistro fu lasciato sulla sua tomba insieme ai fiori. Il biglietto riportava: «Mi dispiace, ma quello che ho fatto doveva essere fatto e tu lo sapevi. Ciao Renate». Firmato M.M. Marzo 1992. 2 mesi e mezzo dopo. Anche Renate Troger, una giovane diciottenne, fu coinvolta in quella violenza insidiosa che sembrava non voler risparmiare nessuno. L'aggressore cercò di strangolarla con una corda, lasciando evidenti ecchimosi sul suo collo. Poi, senza pietà, la sgozzò e la colpì ripetutamente al petto con colpi di lama a distanza ravvicinata. Il corpo martoriato di Renate fu abbandonato sul ciglio di quella strada buia e isolata che conduceva al Brennero. La ragazza era abbastanza conosciuta nel mondo della notte. Frequentava spesso bar e discoteche alla ricerca di passaggi, inviti a bere e fumare. Tuttavia, nessun segnale poteva far presagire questa tragica fine. Agosto 1992. 4 mesi e mezzo dopo. All'1 del mattino, un appello di soccorso giunse alla Croce Bianca di Bolzano. La telefonata segnalava la presenza di una giovane donna agonizzante lungo la strada del Colle, al secondo tornante che conduceva al Monte Pozza. I soccorritori, arrivati sul posto, si resero immediatamente conto che la donna non era stata coinvolta in un incidente stradale. Il corpo della giovane giaceva abbandonato sul ciglio della strada, accanto al guardrail. Indossava una maglietta bianca, una cinta nera in vita e aveva una sola scarpa al piede destro. Vicino al cadavere erano presenti una felpa intrisa di sangue, un braccialetto e un fermacapelli arancione. Poco distante, una borsa di tela. Gli inquirenti, esaminando attentamente la scena del crimine, contarono 26 pugnalate sul tronco e conclusero che l'aggressione era avvenuta altrove. L'assassino aveva poi trasportato la donna e l'aveva abbandonata ancora viva lungo la strada. La morte giunse per via di una copiosa perdita di sangue. Nonostante l'assenza di documenti nella borsa, l'identificazione della vittima fu quasi immediata. Marika Zorzi, una 19enne residente a Leeds. La notizia di questo ennesimo brutale femminicidio getta un'ombra cupa sulla città di Bolzano, richiamando l'attenzione delle autorità sulla necessità di perseguire la verità e porre fine a questo incessante massacro di giovani donne. Dopo l'ascolto di vari testimoni, è la dichiarazione di una lucciola, collega di Marika, che ha sentito delle urla provenire da Via del Macello, a fornire una pista significativa agli investigatori. L'attenzione si concentra sulla stradina buia frequentata dalle prostitute. La scoperta di segni evidenti di pneumatici freschi sull'asfalto e del paravento di plastica abbandonato a terra poteva indicare la presenza di un veicolo coinvolto nel tragico evento. La testimonianza della coppia che aveva effettuato la chiamata d'emergenza ha indicato la presenza di un'automobile di colore bianco,
specificamente una A112 che stava salendo per la strada del Colle. La macchina è stata ritrovata parcheggiata a Campiglio, con il motore caldo. Apparteneva a Barbara Steffler, che insieme a sua sorella gemella transitava per quel tornante poco dopo l'accaduto. Pur essendo estranei ai fatti, hanno evidenziato la presenza di una Seat Ibiza rossa che stava percorrendo la strada in direzione opposta nello stesso momento. Il numero di targa iniziava per BZ4, ma la seconda cifra era incerta, poteva essere un 6, ma non ne erano sicure. Le gemelle, però, avevano chiaro nella mente il volto del conducente. Un uomo di circa 25-30 anni, con capelli castani o biondi, carnagione chiara e folti baffi. Il deflettore ritrovato in via del Macello poteva essere perfettamente compatibile con quel tipo di veicolo, un indizio non da poco. La scoperta aumentava la determinazione degli investigatori nel seguire questa pista. Polizia e carabinieri si mobilitarono prontamente, mettendo in atto un'ampia operazione di sicurezza. Furono istituiti diversi posti di blocco, mitra spianati lungo le strade circostanti e nelle principali uscite, nella speranza di intercettare l'auto del killer. Nonostante i numerosi controlli effettuati durante la notte, le forze dell'ordine non riuscirono ad ottenere risultati significativi. Tuttavia, pochi minuti prima di smontare, intorno alle 7 del mattino, il destino volle che una pattuglia incrociasse nel sottopasso di Via Volta una Seat Ibiza rossa con il parabrezza sfondato. La targa sembrava coincidere. BZ446047. L'auto venne fermata all'istante. Al suo interno un ragazzone baffuto, vestito con una polo azzurra e un paio di bermuda marroni, i capelli castani e gli occhi scuri. Marco Bergamo consegnò prontamente i documenti richiesti senza mostrare il minimo nervosismo. L'ispezione dell'auto rivelò importanti indizi. Il sedile anteriore destro era privo di imbottitura, mentre sulla portiera del passeggero erano presenti evidenti macchie di sangue che stavano ad indicare possibili segni di lotta o violenza. All'interno del bagagliaio gli agenti fecero una scoperta sconcertante. Era presente la gomma piuma del sedile e alcuni abiti sporchi di sangue, una corda e in bella vista, attaccati sul rivestimento con lo scotch, i documenti di Marika Zorzi. Bergamo fu immediatamente condotto in questura per ulteriori accertamenti. Quel giorno festeggiava il suo 26esimo compleanno. Durante l'interrogatorio, il presunto killer ha raccontato di essere uscito da solo dopo cena per fare un giro con la sua auto. I genitori erano assenti per una breve vacanza. Sostenne di essere stato a Merano intorno alle 22 e di aver intrapreso il viaggio di ritorno verso Bolzano per le 24. Durante il tragitto caricò Marika Zorzi senza conoscerne il nome, scoprendolo solo successivamente attraverso i documenti che le aveva sottratto. I due trovarono un posto appartato lungo una stradina indicata dalla donna, con cui aveva concordato un rapporto sessuale. Prima dell'atto, Bergamo pagò anticipatamente una somma di 50.000 lire. Durante una breve conversazione, si spogliò e rivelò alla ragazza di aver subito l'asportazione di un testicolo a causa di un seminoma alcuni mesi prima. La reazione della prostituta alla sua confidenza fu di risate e scherno, provocandolo profondamente. La situazione si aggravò quando la Zorzi lo insultò, definendolo un mezzo uomo. A questo punto Bergamo ammise di aver perso il controllo e di aver afferrato un coltello che si trovava sul tappetino dietro al sedile. Dichiarò tuttavia di aver pugnalato la donna solo una volta. Le dichiarazioni di Marco Bergamo furono verbalizzate e arrivarono alle orecchie dei giornalisti che da tempo aspettavano fuori dal commissariato in cerca di scoop.
Quando la stampa arrivò in via della Visitazione 72 in cerca di informazioni sull'assassino, nessuno era ancora al corrente di ciò che fosse accaduto esattamente, ma la notizia dell'arresto di Marco Bergamo si diffuse rapidamente. I giornalisti erano ansiosi di raccogliere dettagli e testimonianze per dipingere un quadro più chiaro della personalità dell'uomo, per comprendere cosa avesse spinto un giovane così apparentemente normale a commettere un atto così orribile. Intervistavano i vicini di casa, cercando di ottenere qualche indizio o aneddoto che potesse contribuire alla narrazione del caso. La famiglia Bergamo era poco conosciuta, considerata riservata e poco socievole. Maria, la madre, dedicava la sua giornata alle faccende domestiche, mentre Renato, il padre, era in pensione. Il figlio maggiore, Luigi, era sposato e padre. Viveva a Padova e lavorava per la SIP. Marco, il secondogenito, abitava ancora nella casa di famiglia. Il ragazzo fu descritto come una persona dal carattere chiuso e solitario. Non aveva mai avuto una cerchia di amici stretti né una fidanzata conosciuta. Trascorreva gran parte del suo tempo lavorando presso la fabbrica De Franceschi a Leibs, dove era operaio. Una delle passioni irrinunciabili era la sua Seat Ibiza rossa. Era noto tra i vicini per il suo attaccamento e la cura maniacale che dedicava al veicolo. Si diceva che passasse ore a pulirla e a tenerla in perfette condizioni, mostrando un attaccamento quasi affettivo per l'automobile. Durante la perquisizione della casa dei Bergamo, gli investigatori hanno rinvenuto diverse prove rilevanti. Nell'armadio della stanza di Marco sono stati scoperti un coltello da cucina a lama seghettata e indumenti, tra cui un paio di pantaloni e un giubbotto, macchiati di sangue. Tuttavia, ciò che ha sorpreso ancor di più gli investigatori è stata la scoperta di una scatola contenente 14 coltelli di varie forme e lunghezze, tutti molto affilati, nell'armadio della camera dei genitori. Tra gli effetti personali dell'assassino, riviste pornografiche, appunti con nomi di donne e relativi numeri di telefono. Ma soprattutto un elemento che ha lasciato gli inquirenti senza parole. Su una piantina di Bolzano era evidenziato con dei segni il percorso da casa a scuola di Marcella Casagrande. Una possibile connessione con l'omicidio irrisolto avvenuto 7 anni prima. L'evolversi dell'indagine ha sollevato sconcertanti dubbi sulla natura e l'estensione delle attività criminali dell'assassino. L'11 agosto 1992, Maria Zerbini, 60 anni, madre di Marco e originaria di Serravalle a Poi, in provincia di Mantova, fu convocata in tribunale insieme al marito dal sostituto procuratore della Repubblica Guido Rispoli, responsabile dell'inchiesta. I coniugi Bergamo furono interrogati separatamente dal giudice, che cercava di incrociare le loro testimonianze. In seguito furono nuovamente convocati il 18 agosto dello stesso anno. L'obiettivo degli inquirenti era analizzare l'ambiente familiare in cui Marco era cresciuto, cercando di comprendere quali fattori avessero contribuito a trasformare un ragazzo all'apparenza ordinario, timido e impacciato in uno spietato assassino. Voleva portare alla luce il ruolo che i genitori, involontariamente o volontariamente, avessero avuto nella formazione della personalità del ragazzo e se potessero esservi implicazioni nella sua condotta criminale. La signora Maria descrisse Marco come una persona introversa che non era solita uscire senza di loro, nonostante gli inviti a farlo. Confermò che suo figlio era single e non aveva un gruppo di amici, sottolineando che non era mai andato in vacanza da solo,
ad eccezione di una settimana bianca trascorsa a Valls. Non era a conoscenza del fatto che suo figlio frequentasse prostitute, ma conosceva la sua debolezza per le riviste pornografiche. Affermò di averne gettate via molte, senza successo, poiché continuava a comprarle. La sua passione per i coltelli in casa era nota fin dall'infanzia. Dopo essere rientrato dal servizio militare, il marito aveva deciso di farseli consegnare, lasciandogliene soltanto un paio a lama piccola. La scatola contenente i coltelli era stata riposta nell'armadio della loro camera da letto. La signora Maria confermò di essere a conoscenza del fatto che alcuni anni prima i vicini avessero segnalato la scomparsa di indumenti intimi femminili dallo stenditoio comune e avessero accusato Marco di masturbarsi alla finestra. Tuttavia, dichiarò di non aver mai sorpreso suo figlio in tale comportamento e nessuno, né uomini né donne, si era mai lamentato direttamente con lei riguardo a tali episodi. Il padre, Renato Bergamo, settantenne originario di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, fu successivamente interrogato dal giudice e confermò in linea di massima la versione della moglie. Nel corso dell'indagine sull'omicidio di Marcella Casagrande, gli inquirenti trovarono un altro collegamento con Bergamo. L'obiettivo fotografico abbandonato accanto al cadavere della ragazza. Marco è un appassionato di fotografia e spesso frequentava un negozio nelle vicinanze della loro abitazione, in via della Visitazione, dove si erano probabilmente conosciuti. Dopo snervanti pressioni, Marco confessò di essere coinvolto anche nell'omicidio di Marcella. Secondo la sua testimonianza, si era recato a casa della giovane nel pomeriggio del 3 gennaio 1985, su suo invito. Parlando di fotografia, Marcella gli avrebbe mostrato l'obiettivo. Successivamente, dopo una telefonata con un'amica, la ragazza avrebbe chiesto a Bergamo di andarsene e lo avrebbe spinto verso la porta. Marco chiese spiegazioni e la ragazza si innervosì. Questo comportamento fece esplodere la sua rabbia. Estrasse un coltello a scatto dalla tasca e si scagliò contro Marcella, colpendola alla schiena. Non ricorda però l'escalation successiva. La confessione di Marco Bergamo riguardo all'omicidio di Marcella Casagrande fu sicuramente un momento cruciale nelle indagini. Questo crimine fornì agli investigatori l'ipotesi di connessione tra Bergamo e altri delitti, aprendo alla possibilità che potesse essere un potenziale serial killer, il mostro di Bolzano. L'indagine su altri omicidi rappresentava una sfida complessa per gli inquirenti. Il loro obiettivo era ricostruire il profilo completo dei reati con dinamiche simili, raccogliere prove concrete e dare risposte alle famiglie delle vittime che da tempo vivevano nell'angoscia e nel dolore, in cerca della verità. Al momento, le uniche certezze sono che le vittime erano tutte giovani donne, molte delle quali coinvolte in stili di vita sregolati o legati alla prostituzione. I delitti erano avvenuti in luoghi bui e isolati e si caratterizzavano per un attacco improvviso alle spalle, concluso con numerose coltellate inflitte nelle zone alte del torace. Non si riscontravano mai segni di violenza sessuale. Per Renate Rauch, una prova schiacciante fu rappresentata dalla lettera ritrovata sulla sua tomba, la cui grafia è stata ricondotta a Marco Bergamo attraverso un confronto con altri appunti sequestrati nella sua camera.
Di fronte a questa prova incontrovertibile, il killer non ha potuto fare altro che ammettere il suo coinvolgimento anche in questo terribile femminicidio. Nel caso Troger, invece, gli investigatori presentarono come riscontro la corda trovata nel bagagliaio del mostro al momento dell'arresto. Il laccio fu sottoposto a un'attenta analisi investigativa al fine di determinare se potesse essere compatibile con le ferite riportate dalla donna durante il tentativo di strangolamento. L'approfondimento forense diede esito positivo, stabilendo un anello di congiunzione tra Bergamo e il crimine. L'ultimo delitto sul quale gli investigatori riuscirono a trovare un legame è stato quello di Anna Maria Cipolletti, avvenuto 7 anni prima. Sul comodino, vicino al letto dove era stata trovata senza vita, fu rinvenuta un'agenda con degli appunti. Venuto Marco e Marco mandato via. Questa evidenza ha suggerito che l'uomo in questione potesse essere proprio Bergamo, rafforzando così l'accusa nei suoi confronti. Ma nonostante un quadro che si delineava sempre più chiaramente e le pressioni continue degli inquirenti, il mostro continuava a professarsi totalmente estraneo e innocente per i casi Cipolletti e Troger. Ma perché quella pausa di 7 anni tra i primi 2 omicidi e i successivi? L'interpretazione può essere aperta a diverse teorie. Potrebbe essere legata a influenze esterne che hanno temporaneamente frenato le azioni del killer. Ad esempio, ha svolto il servizio militare, durante il quale una disciplina e un controllo più stretti limitarono le opportunità di commettere crimini. Inoltre, è possibile che i genitori di Bergamo, presi da dubbi o rimorsi, abbiano aumentato la vigilanza, creando un ambiente meno favorevole per l'attuazione di atti violenti. Tuttavia, è importante sottolineare che queste sono solo ipotesi e che la motivazione esatta di tale pausa potrebbe essere difficilmente determinabile. Durante le indagini, gli inquirenti hanno esaminato a fondo la sua vita privata, cercando di comprendere le possibili problematiche che potessero aver influito sulla sua psicologia e sul suo modo di relazionarsi con gli altri. Tra le questioni più evidenti emerse, l'obesità, la psoriasi e i ritardi nell'apprendimento e nel linguaggio, che ha avuto sin da bambino, potrebbero aver contribuito a un senso di isolamento sociale, generando difficoltà nella sua interazione con gli altri e nella costruzione di relazioni significative. Inoltre, i disturbi alimentari successivi possono aver avuto un impatto sulla sua salute e sulla sua autostima, accentuando il suo senso di inadeguatezza. La testimonianza di una prostituta che conosceva Marco Bergamo rivelò il suo particolare disinteresse nel consumare il rapporto sessuale. Dichiarò che si limitava ad osservarla in biancheria intima, mentre si toccava i genitali. Questo può suggerire una forte ossessione e una perversione legata all'oggettificazione della donna. Tale comportamento poteva indicare un profondo timore e odio nei confronti del sesso femminile. È possibile poi che in età più matura, esperienze sessuali o sentimentali fallimentari, unite alle difficoltà di salute e l'asportazione del testicolo, abbiano contribuito ad accentuare il suo senso di inadeguatezza e impotenza. Questi sentimenti di insoddisfazione personale potrebbero aver trovato una sorta di compiacimento distorto tramite il controllo, la manipolazione e la distruzione delle sue vittime, trasformandolo in un assassino seriale.
La questione della capacità di intendere e volere di Marco Bergamo al momento dei delitti è stata cruciale per il processo. Le perizie psichiatriche svolte dagli esperti Francesco Introna ed Enzo Conciatore hanno fornito valutazioni contrastanti. Introna ha concluso nella sua perizia che Bergamo era incapace di intendere e volere al momento dei delitti, riconoscendo la presenza di un disturbo sessuale e di un profondo odio verso le donne. Conciatore, nominato dall'accusa, ha descritto i delitti come atti di sadismo e omicidi per libidine, affermando che l'assassino li avrebbe commessi per gratificazione sessuale, in piena consapevolezza. Conciatore ha sollevato incertezze anche sui blackout o amnesie, descrivendoli come meccanismi di difesa psicologica che di solito si attivano per proteggere il soggetto che subisce o compie esperienze traumatiche dolorose. Ma data la serialità e la brutalità degli omicidi, il perito ritiene che sia improbabile che un tale meccanismo si possa innescare. Spetta ora al giudice valutare e decidere sulla responsabilità penale del mostro di Bolzano. Il 7 giugno del 1993, il sostituto procuratore Guido Rispoli chiese il rinvio a giudizio di Marco Bergamo per i 5 omicidi di Marcella Casagrande, Anna Maria Cipolletti, Renate Rauch, Renate Troger e Marika Zorzi. È in questo momento che la madre, Maria, raggiunge il suo punto critico. Il giorno successivo si barrica in casa e ingerisce un gran numero di compresse prese dal mobiletto del bagno. Fortunatamente è stata persuasa a lasciare l'appartamento e subito ricoverata in ospedale per precauzione. Nonostante il gesto estremo, la sua vita non è mai stata in pericolo. Fu una situazione molto tragica e dolorosa per la famiglia di Marco. La copertura mediatica intensa e le immagini delle vittime straziate hanno avuto un profondo impatto su Maria e Renato, portandoli in uno stato di profonda depressione. Durante il processo si poneva il problema delle divergenti conclusioni delle perizie psichiatriche. Il giudice decise quindi di richiedere un terzo parere a 3 esperti, Francesco Bruno, Ugo Fornari e Gianluigi Ponti. Il loro compito era quello di valutare attentamente le informazioni disponibili per giungere ad un giudizio finale sulla capacità di intendere e di volere di Marco Bergamo, delineando il quadro completo della sua responsabilità penale. Secondo gli esperti, l'imputato non presentava nessuna infermità mentale. Aveva raggiunto un estremo livello di perversione e compiva i delitti per il proprio piacere, ma anche per soddisfare un profondo desiderio di distruggere le donne, oggetto delle sue paure. Questo atteggiamento potrebbe essere stato influenzato dal suo disturbo psicologico, in cui l'insuccesso sessuale avrebbe intensificato il suo senso di disagio, impotenza, frustrazione e rabbia, minando l'immagine che Bergamo aveva di sé come uomo virile. Le modalità degli omicidi, con le coltellate concentrate nelle zone alte del corpo senza mai colpire i genitali, potrebbero essere spiegate dalla sua paura e ribrezzo nel toccare e penetrare la vagina. Non lo faceva neanche con il coltello, che per lui rappresentava simbolicamente il pene. Uccidere, invece, gli permetteva di possedere la donna in modo sicuro e definitivo, esercitando un controllo assoluto e sottomettendola alle sue volontà. Le conclusioni degli esperti hanno rafforzato l'accusa contro l'omicida e suggerito che i delitti fossero stati commessi con piena consapevolezza. Tuttavia, spettava al tribunale valutare attentamente tutte le prove presentate nel processo per emettere un giudizio finale sul caso.
La sentenza venne emessa il giorno della festa della donna del 1994. La Corte d'Assise di Bolzano dichiarò Marco Bergamo colpevole dei 5 delitti. Stabilì che era consapevole delle sue azioni e pienamente responsabile per i crimini commessi. Fu condannato a 4 ergastoli e 30 anni di carcere complessivi, con isolamento diurno per 3 anni. La premeditazione fu esclusa solo per il delitto di Marcella Casagrande. Dopo molti anni in carcere, nel 2014 il mostro di Bolzano chiese di essere giudicato con il rito abbreviato, ma poiché questa possibilità non era consentita al momento dei fatti, fu respinta dal tribunale. Questa decisione fu successivamente confermata anche dalla Cassazione. In seguito, Bergamo tentò di ottenere la revisione del processo affermando di voler ritrattare una delle sue confessioni rilasciate durante l'arresto. Tuttavia, vista l'impossibilità di una riduzione di pena, sia il Tribunale che la Cassazione respinsero la richiesta. Dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa di una malattia polmonare nel 2017, il mostro di Bolzano morì. Malgrado i molti anni di detenzione, non confessò mai i delitti Cipolletti e Troger e non mostrò mai alcun segno di pentimento. Renato Bergamo, nonostante gli sforzi per proteggere suo figlio dall'incessante assedio mediatico, non accettò la severità con cui la magistratura trattò Marco. Il senso di vergogna e umiliazione si intensificò ulteriormente quando apprese che Rai 3 annunciava la messa in onda di una puntata speciale del programma televisivo Un giorno in pretura, interamente dedicata al processo sui delitti di Bolzano. L'idea di vedere per l'ennesima volta esposti pubblicamente i dettagli di quell'orrore lo spinsero sull'orlo del baratro, portandolo al suicidio in soffitta il 13 aprile 1994. Questo triste episodio mette in evidenza gli effetti devastanti e il profondo sconvolgimento emotivo che un caso del genere può provocare. Una situazione in cui il dolore e la sofferenza si estendono a tutte le persone coinvolte, indipendentemente dalla posizione che occupano nella vicenda. Luigi Bergamo, il fratello, dopo il suicidio del padre, espresse il desiderio che la puntata dedicata al processo di Marco non venisse trasmessa. La richiesta non fu accontentata. Vi aspetto al prossimo episodio. Ho ancora fiumi di inchiostro da versare. Questa puntata è stata scritta da Valerio e condotta da Monocratica. Potete ascoltarci gratuitamente su Spotify e su tutte le principali piattaforme di podcast.